sono Lorenzo Burlando, sono uno dei soci fondatori di Kilowatt, mi occupo della programmazione artistica e della comunicazione. Quanti siete nel team Kilowatt? Siamo partiti in 4 soci, ora siamo in 7 soci. A lavorare però nello spazio, quando arriviamo a regime con l'estate, ci sono più di 40 persone. Ci definiamo, diciamo, un'organizzazione bossless perché appunto è molto orizzontale e quindi non c'è una gerarchia. E però appunto abbiamo comunque dei ruoli e delle responsabilità molto diversificate e una grandissima fiducia nella delega agli altri rispetto ai propri compiti. Quando nasce e come? Kilowatt nasce 8 anni fa dalla voglia appunto di trovare uno spazio che potesse diventare un progetto, quindi diciamo una casa dove poter far crescere i nostri sogni. Tutte e 4 avevamo già un altro lavoro a tempo indeterminato, quindi non era un problema di trovare lavoro, ma era più un problema di costruire il lavoro che volevamo fare. Inizialmente abbiamo guardato in città e avevamo identificato uno spazio che è qua dentro i Giardini Margherita, è una ex cabina Elena abbandonata, era Enel di proprietà e noi abbiamo comunque, partendo da questi input, lavorato sul naming e quindi abbiamo pensato di lavorare appunto sull'energia, e quindi l'idea era trovare un posto che potesse essere un posto dove mettere tutte le nostre energie, ma anche quello di dare una casa alle energie sommerse che sono presenti a Bologna. E inizialmente non abbiamo chiaramente subito avuto uno spazio, perché prima di tutto bisognava farsi conoscere, quindi abbiamo cercato un luogo, abbiamo affittato uno spazio, quindi per 2 anni abbiamo creato queste attività e ci siamo anche testati come team. Dopo abbiamo avuto la possibilità di avere invece quello che, insomma, era il nostro obiettivo iniziale, uno spazio da riqualificare, e lì ci siamo messi alla prova e il gruppo è cresciuto, però diciamo che appunto il successo deriva da tanta passione, una grande energia e una squadra comunque molto affiatata e molto diversificata rispetto alle competenze e ai ruoli. Tendenzialmente ci piace sperimentare, dare la possibilità comunque sia ad artisti venire qui e fare delle cose nuove. Quest'anno anche nel gioco abbiamo invitato comunque musicisti a suonare insieme per la prima volta, a creare delle formazioni che non esistono, a fare della musica che nasce e muore qui durante queste serate, ma che può dar vita a delle nuove formazioni, a dei musicisti che iniziano a collaborare insieme. Stasera per esempio abbiamo un evento di una disegnatrice che disegnerà live mentre un musicista suona. Questo tipo di interazioni sia tra persone sia tra forme artistiche è una cosa che ci piacerebbe continuare ad esplorare anche il prossimo anno. Ciao, io sono Elena Guidolin e sono una fumettista e illustratrice. Io mi chiamo Luigi Mastandrea e produco musica elettronica. Quali sono stati i passi che vi hanno portato fino a questo punto, fino a considerarvi professionisti? Pur amando disegnare, alla lunga non rimanere nella propria cameretta con la zia che ti dice come sei brava, non aveva molto senso. Quindi mi sono iscritta in accademia per costringermi a ritornare a disegnare e farlo in una maniera diversa. Per un motivo o per un altro ho cominciato a ricevere commissioni, quindi a entrare in contatto con il mondo dell'editoria fumetti, e poi ho continuato comunque anche con l'autoproduzione. Hanno scelto per me i miei genitori quando ero molto piccolo, però mi hanno fatto studiare pianoforte, quindi mi sono iscritto in conservatorio, ho fatto organo. A metà anni 2000 sono passato all'elettronica. Perché avete scelto di continuare ad esercitare, comunque a fare i vostri lavori, proprio qua a Bologna? Per il fumetto sicuramente Bologna in Italia è ancora adesso uno dei centri più importanti, se non altro perché banalmente anche l'Accademia di Bologna è l'unica in Italia che ha un corso di fumetto, perché le altre scuole di fumetto sono scuole private, hanno comunque un altro approccio. Ho trovato un conservatorio che mi ha dato molto, sia dal punto di vista dei docenti che dal punto di vista dei compagni di studio, ed è proprio con i compagni di studio che ho iniziato a non stare soltanto all'interno dell'istituzione, ma a uscire, a suonare in occasioni pubbliche. Ultimi 2 commenti su quello che andrete a fare questa sera, quindi sarà uno spettacolo di musica elettronica in contemporanea e live painting. Queste 2 forme artistiche, quanto sono necessarie l'una con l'altra? Per quanto mi riguarda, trovo molto interessante quando si riesce a ibridare varie forme, cioè linguaggi differenti, che sembrano molto molto diversi. Se il disegno ragiona sullo spazio, sostanzialmente, cioè crea uno spazio su anche sullo sfondamento della bidimensionalità, no?
la musica ragiona sul tempo. Collegandomi a quello che diceva lei, può essere anche il contrario, cioè anche lei può generare del tempo perché il suo disegno è in divenire, e anche io posso generare dello spazio evocando attraverso i suoni determinati spazi o determinati stati psicologici. Piccolo consiglio magari a chi, ad un ragazzo ancora più giovane che si sta approcciando adesso a queste forme artistiche, da parte vostra? Se tu vuoi effettivamente essere un autore di fumetti o un disegnatore, non è semplice arrivare a una stabilità. Il consiglio che do è che, da un lato, non aver paura a mostrare le proprie cose. Questo vuol dire anche usare bene i social. Devi conoscere le persone. Ti fai festival, parli con la gente, mandi le tue cose. Deve essere una cosa... devi stare sul pezzo. Anche l'autoproduzione è un buon esercizio, sia legato al fatto di partecipare ai festival, far vedere le tue cose, eccetera, ma anche esercizio di disciplina. Per quello che mi riguarda, se posso dar consigli, è quello di pensare sempre in maniera molto concreta, misurando continuamente i propri progressi e i propri risultati, cioè un pensiero basato sugli obiettivi, e quindi chiedersi ogni giorno: cosa ho fatto in questo senso, quante persone ho contattato, quanti festival mi hanno invitato, ho organizzato forse io qualche festival. Pensare sempre a fare dei passi molto misurabili e procedere studiando continuamente poi.